Benvenuti a tutti a questo secondo pomeriggio di questo percorso di formazione laboratori. E, dopo l'incontro della scorsa volta, e con questo panorama complessivo che ci ha offerto il professor Gentile, oggi avremo due incontri. Il primo con Attilio Ianiello, che è già collegato, che saluto e che ringrazio veramente tanto. E più tardi, tra un'oretta, con l'architetto Giorgio Gaietta, che è il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza della Società Contemporanea nel Biellese, Vercellese e in Valsesia, e su due aspetti relativamente differenti, nel senso che Attilio Ianiello ci parlerà delle motivazioni storiche, sociali e ultimamente anche ambientali delle trasformazioni agricole, mentre l'architetto Gaietta come dire, si soffermerà su un aspetto specifico, su un luogo specifico particolarmente significativo dei luoghi cavuriani, che è l'Eri Cavour, una delle prime tenute, mi sembra, dove Cavour prova a mettere in atto questo suo spirito di rinnovamento. Allora, dicevo, Attilio Ianiello, lo ringrazio veramente tanto, è il direttore del Comizio Agrario di Mondovì. L'inizio dei comizi agrari, adesso correggimi poi tu, Attilio, se dico delle castronerie, è databile intorno alla metà dell'Ottocento. Sono istituzioni che nascono con l'obiettivo di promuovere innovazione, miglioramento culturale, ad esempio attraverso l'istituzione delle cattedre ambulanti. L'idea è quella proprio di migliorare le tecniche culturali formando, dando strumenti di formazione ai contadini, a coloro che conducono le terre. E, mi sembra sia rimasto l'ultimo e unico comizio agrario in Italia, quello di Mondovì. Tutti gli altri sono stati via via sostituiti da altre istituzioni che si sono susseguite. Allora, Attilio si occupa di rinnovamento e di trasformazione, che vuol dire in questo momento, credo, nell'agricoltura e forse non solo, ma comunque in agricoltura in particolare, una sfida grande tra quella che è l'innovazione e quello che invece è la conservazione, intesa come mantenimento e salvaguardia di ciò che di buono c'è in termini di esperienze, in termini anche di biodiversità, nella tradizione, in ciò che ci sta alle spalle. E il comizio agrario mi sembra abbia oggi una missione, come dire, una finalità che è importantissima, che è da una parte quella di mantenere questo spirito, questa iniziativa, questa mission originaria, che era quella di lavorare per un miglioramento delle tecniche culturali, un affinamento, eccetera. Ma vedendo le iniziative che organizza il comizio agrario, c'è anche tutta una riflessione su ciò che sta a monte, vale a dire sui paradigmi culturali, di modello, di sviluppo. E quindi credo davvero che possa essere la persona più adatta ad affrontare un po' il tema che ci ha proposto oggi, e cioè appunto le motivazioni delle trasformazioni agricole, le quali a loro volta forse poi diventano anche motore di cambiamento per la società che sta intorno. Allora, io non tolgo altro tempo alla sua riflessione. Fin da subito vi dico che appunto l'incontro sarà registrato e sarà visionabile ancora in seguito. Lui stesso ha dato la disponibilità a condividere delle slide con cui penso accompagnerà la sua riflessione, e lascerà anche il suo indirizzo mail per chiunque volesse poi contattarlo, chiedere chiarimenti, approfondimenti, eccetera. Quindi grazie a Tilio veramente di cuore, anche perché collabora da tanto tempo con l'Istituto Storico, col nostro istituto, e quindi stiamo facendo delle cose molto belle insieme. E grazie a chi ha curato l'aspetto tecnico di questo incontro e a tutti voi che ci siete. A dopo. Bene, grazie Gigi, grazie di questa bella presentazione. Io spero di essere veramente esauriente nella presentazione di questa traccia, di questo sentiero lungo 160 anni. Ho la possibilità di condividere lo schermo? Se non ce Sì, l'hai, te la faccio. Sì, ce l'ha, ce l'ha. certo. Bene. Perfetto. Allora incomincio subito con le slide per non perdere tempo. Allora, eccoci qua.
Bene, quindi io devo parlare di 160 anni di unità italiana e di grandi trasformazioni agricole. In realtà le trasformazioni agricole, come già accennato Gigi Garelli, sono dei tentativi di miglioramento dell'agricoltura sia dal punto di vista colturale che dal punto di vista culturale, ma soprattutto di miglioramento anche delle condizioni di vita degli agricoltori stessi. Non dimentichiamo che in Piemonte, per esempio, l'Accademia di Agricoltura fu il primo ente che nel 1785 incominciò a interessarsi di promozione dell'agricoltura. In realtà poi l'Accademia fu, diciamo, una conventicola di accademici che, nonostante la buona volontà, non riusciva ad avere dei rapporti intensi con chi la terra la coltivava. Ecco allora che il conte di Cavour insistette con il re Carlo Alberto affinché si facesse un'associazione che si interessasse di agricoltura, ma molto più fluida, molto più vicina ai coltivatori. Quando in questo caso parlo di coltivatori, siamo nel 1842. Si intendevano soprattutto i medi e i grandi proprietari terrieri, i quali erano comunque i protagonisti di quella che poteva essere effettivamente, no, una piccola rivoluzione, no, rurale. In realtà, nonostante i buoni propositi sia di Carlo Alberto, che amava l'agricoltura e faceva anche delle sperimentazioni interessanti presso la tenuta di Pollenzo, non si riuscì mai a dare vita e diciamo, possibilità di interventi reali alle sezioni dell'associazione agraria che si chiamavano comizi agrari. Quindi i comizi agrari in realtà nascono come sezioni dell'associazione agraria nel 1842. Nel 1848 questa esperienza si esaurisce a causa sia dell'abdicazione di Carlo Alberto, sia anche perché le guerre di indipendenza e risorgimento convoglieranno in altri lidi, no, le finanze dello Stato. Fatta l'unità d'Italia, l'8 settembre del 1866, Filippo Cordova, ministro allora dell'agricoltura, crea una commissione presieduta dal marchese Emilio Bertone di Sambuì, piemontese, braccio destro di Carlo Alberto, ormai diciamo dedito soprattutto all'agricoltura, e per vedere se si poteva ricostruire, no, degli enti che potessero in qualche modo monitorare su tutto il territorio nazionale la realtà dell'agricoltura. Ora, da questa commissione rinascono, no, i comizi agrari. Vittorio Emanuele II firma infatti il 23 dicembre del 66 un regio decreto che ricostituisce i comizi agrari. I comizi agrari avevano un ruolo a 360 gradi nella modernizzazione dell'agricoltura. Voglio solo fare una piccola parentesi. Come mai Carlo Alberto chiama comizi agrari le sezioni dell'associazione agraria? Probabilmente perché un decennio prima, intorno al 1830, in Francia nascono i Comice Agricole, che avranno, bene o male, no, gli stessi obiettivi di quelli che saranno poi i Comizi Agrari che Vittorio Emanuele II, con il Regio Decreto, daranno vita. Oltre a monitorare la realtà dell'agricoltura del territorio nazionale, hanno anche il compito di migliorarla attraverso, no, dare vita e vantaggi anche culturali e culturali alle varie, no, ai vari settori dell'agricoltura allora prevalenti. Questi settori sono intanto la bachicoltura. Sulla bachicoltura si conosce, per esempio, molto poco il ruolo di Cavour, il quale in realtà aveva sponsorizzato soprattutto l'allevamento dei bachi presso le famiglie rurali, quindi non l'istituzione, come avveniva in altre zone d'Europa, di grandi stabilimenti per l'allevamento dei bachi, ma, no, che ci fossero delle bigatterie, dei piccoli allevamenti presso le famiglie, anche perché
l'allevamento dei bachi era, in quel periodo e lo sarà fino alla metà del Novecento, il modo per piccoli agricoltori di avere, no, della liquidità. Ora, il problema qual era? Era che proprio nel periodo della costituzione dei comizi agrari, siamo quindi intorno agli anni 60-70, si diffondono due malattie, la febbrina e il calcino, che impedivano ai banchi di creare il bozzolo, e questo era un danno economico notevole. Una zona, siccome in quasi tutti i cartoni semibanchi proposti dai vari commercianti avevano dei problemi seri, nel senso che erano già infettati da queste malattie, si penserà di andare direttamente in Giappone ad acquistare questi cartoni semibanchi perché il Giappone era immune da questa malattia. E dal Piemonte partono anche, no, dei mandatari, ho scritto qua nella slide alcuni nomi: Vittorio Aimonin di Torino, il cuneese Carlo Chiapello, il morigalese Giovanni Bertone, i quali a cavallo tra gli anni 60 e 70 andranno soprattutto sul mercato di Yokohama e mandavano, no, nel nostro territorio nazionale i cartoni semibanchi. In una di nelle immagini della slide c'è questo, due pagine di questo, due facciate di questo testo di proprietà del comizio agrario, in cui si traducevano i timbri, no, che erano sui pacchi che arrivavano dal Giappone, in quanto, come ben potete immaginare, il giapponese non era proprio una lingua molto diffusa, no, nel nostro territorio piemontese, ma nazionale in generale, a parte, insomma, chi lavorava nei consolati e nelle ambasciate. Oltre alla bachicoltura abbiamo la viticoltura. Allora malattie come l'oidio, la peronospora flagellavano le nostre viti, ma soprattutto, no, diciamo, la malattia per eccellenza della viticoltura italiana sarà poi la filossera, la quale compare per la prima volta nel 1865 in Francia, ed è interessante perché, essendo la malattia comparsa in Francia, il governo centrale farà di tutto perché non entrino dalla Francia delle barbatelle di vite, quindi controlla il confine, no, piemontese con la Francia. In realtà però la filossera in Italia entra passando, no, dalla provincia di Como. Probabilmente ci saranno stati dei vignaioli che avranno acquistato in modo illegale delle barbatelle francesi, e da lì poi arriverà lungo le sponde del Lago Maggiore in Piemonte, e di qua non farà tutti i danni che ogni libro storico di viticoltura sottolinea con forza. In realtà in Piemonte subito c'è un intervento da parte, no, del conte Giuseppe di Rovasenda, che riunisce i comizi agrari e crea il consorzio antifilosserico subalpino, il quale si interessa in modo particolare alla costituzione di vivai di viti americane, perché si era ormai provato scientificamente che era l'unica soluzione, no, a frenare la filossera nelle nostre viti. Questo però comportava enormi spese, per cui ci sarà, no, una diminuzione della produzione vinicola locale in quasi tutta Italia, e poi, come vedremo, non so se avremo tempo, insomma, in realtà la filossera, che verrà tenuta a bada alla fine dell'Ottocento, ricomparirà, sarà uno dei flagelli che, no, investiranno l'agricoltura italiana dopo la Prima Guerra Mondiale, a causa di un ritorno della filossera e del fatto che gli uomini che potevano in qualche modo estirpare le viti infettate erano tutti al fronte, e quindi ci fu una diffusione che cambiò addirittura dei paesaggi. No, ci sono delle intere zone che erano fortemente evitate, che a partire dagli anni 20 e 30, no, in realtà perderanno totalmente le viti. Questo parlo del Monferrato, parlo del Cuneese, ma anche del nord Piemonte. Inoltre,
uno dei flagelli che colpiva la viticoltura in particolare erano le grandinate, per cui alla fine dell'Ottocento, in modo particolare gli Alessandrini, Edoardo Ottavi e Giuseppe Roberto, faranno degli studi scientifici sull'antigrandine, proponendo una difesa passiva attraverso, no, la costituzione di società mutue cooperative contro la grandine, e attiva attraverso gli spari antigrandine, no, che passarono alla storia come gli artiglieri della pace. Ecco, sono. Sulla zootecnia abbiamo, a partire dagli anni 70 dell'Ottocento, la fondazione di stazioni di Tori. Qua non voglio soffermarmi tanto, in realtà, no, si incomincia già in questo periodo, dagli anni 70 in poi, a migliorare attraverso la selezione la razza bovina piemontese. Dopodiché si passerà agli ovini, ai caprini e ai suini. Un altro elemento fondamentale dei comizi agrari era, no, l'aspetto educativo. Per fare questo si costituirono asili rurali in molti borghi rurali, in particolare del nord Italia. Si istituirono delle ore di agraria presso gli istituti magistrali e presso i seminari. Ovviamente, come potete ben immaginare, i comizi agrari, pur avendo centinaia di soci, avevano pochissime persone che potessero dedicarsi all'educazione. Un'educazione tra l'altro a 360 gradi, poiché si trattava non solo di dare delle informazioni tecniche di carattere agrario, ma si trattava anche di dare delle informazioni sull'igiene, per esempio, e in alcuni casi anche di dare dei rudimenti di scrittura e di conto. Fare un'ora o due di agraria settimanale presso gli istituti magistrali voleva dire dare alle future maestre e ai futuri maestri quel minimo di conoscenza che potessero, no, trasmettere nei luoghi dove poi sarebbero andate ad insegnare. Nei seminari la stessa cosa, si puntava molto sulla capacità di curanti e parroci di avere delle nozioni da poter, no, divulgare presso le loro parrocchie. Teniamo presente che la Chiesa Cattolica, come vedremo anche tra un po', no, era, no, passatemi il termine, l'ente, l'organizzazione più diffusa, no, sul territorio nazionale. Oltre a questo si facevano anche dei corsi nelle caserme e nei corsi serali e domenicali, ma questo soprattutto questi ultimi corsi verranno poi portati avanti dalle cattedre ambulanti, di cui diremo due parole tra poco. A metà della seconda metà del XIX secolo, il governo decide di fare un'inchiesta generale sull'agricoltura. Si raccolgono tutte le informazioni che provenivano dai comizi agrari, si fanno delle ricerche ulteriori e negli anni 80 dell'Ottocento, appunto, verrà pubblicata questa inchiesta, la famosa, no, inchiesta Iacini, che sottolineava ancora con forza la povertà dei coloni, degli agricoltori, la scarsità di igiene che provocava spesso malattie come il tifo e ancora più grave il colera o la tubercolosi, e ampie estensioni in colte o produttive o poco produttive, e poi anche, no, l'utilizzo di metodi arcaici di coltivazione adottata. Questo perché ovviamente l'educazione, il lavoro dei comizi agrari non era ancora così capillare. E a questo punto si pensava, no, di dare una svolta ulteriore all'intervento educativo all'interno, no, del mondo rurale. Ma questo è anche permesso dal fatto che verso la fine dell'Ottocento ci sono alcune iniziative che porteranno ad un maggior coinvolgimento di masse popolari.
La prima è, per esempio, che nasce il movimento sociale cattolico. Come già accennato, la Chiesa cattolica aveva veramente diramazioni anche nei più piccoli borghi di montagna. L'uscita della Rerum Novarum di Leone XIII il 15 maggio 1891 associa i cattolici a fianco di altri grandi movimenti popolari come quello liberale e socialista. Nel mondo rurale, diciamo che il movimento liberale era essenzialmente presente nei vari comizi agrari. Il movimento socialista si interessava poco al mondo rurale, se non, no, in alcune zone della nostra nazione, al bracciantato. Il movimento sociale cattolico in realtà avrà, no, un ruolo maggiore nelle nostre campagne, in modo particolare proprio in quelle piemontesi e venete, nel diffondere un'educazione rurale. No, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Si associa quindi in alcuni casi al lavoro dei comizi agrari e incomincia a creare delle unioni rurali che avevano il compito non solo di informare gli agricoltori, ma anche di provare a dar vita a tutte quelle che saranno le cooperative di carattere agricolo, acquisti collettivi di prodotti agricoli. E anche poi le casse rurali che passeranno sotto il nome di cooperazione integrale, nel senso che dalla possibilità di acquisto alla possibilità di avere del credito, no, tutto avveniva all'interno di quel confine che era dato dalla parrocchia stessa. E così nascono le casse rurali. In realtà le prime casse rurali sono liberali, Leone Vollenburg costituisce a Loreggia, in provincia di Padova, la prima cassa rurale, no? La cassa rurale che fa cenno già nel, come lui stesso scrive, si rivolge a tutti, sia alle grandi aziende agricole che alle piccole, alle piccolissime, cerca di redimere soprattutto i piccoli e medi proprietari dall'usura. Teniamo presente che in base ai dati nazionali sull'usura, l'usura poteva anche richiedere, no, dei profitti che arrivavano al 1800%, quindi insomma erano veramente, no, dei prestiti capestro e probabilmente lo sono ancora. Diffondere la moralità, insegnare praticamente alla popolazione il valore economico dell'onestà, stimolare le energie morali assopite, ridestando negli animi avviliti la speranza, richiamando forze latenti alla vita. Questo, no, questa è una frase di Leone Vollenburg che è ancora presente in molte casse rurali che oggi ovviamente hanno cambiato nome, sono le banche di credito cooperativo. In Piemonte la prima cassa rurale nasce nel 1866 a Diano d'Alba, costituita dal notaio Giacomo Oddero, che era amico intimo di Leone Vollenburg, tanto che Oddero stesso ottenne che il primo congresso nazionale delle casse rurali neutre, ossia liberali, si chiamavano neutre perché aprivano gli sportelli e aprivano la possibilità di diventare soci a tutti, mentre invece, no, le casse rurali cattoliche, per poter entrare bisognava avere, no, il placet del proprio parroco. Comunque nel febbraio dell'890, in provincia di Venezia, nasce la prima cassa rurale cattolica, fondata da Luigi Cerutti con il parroco Don Giuseppe Resci. Ecco, Don Luigi Cerutti sarà veramente un apostolo, no, della cooperativa di credito, della cooperazione di credito, perché inizieranno a girare per l'Italia facendo proseliti e facendo aprire una miriade di casse rurali nel territorio. In tutto il territorio nazionale, ma in particolare in due regioni, cioè il Veneto e il Piemonte. Ecco,
A questo punto, il fatto che potesse esserci un minimo di credito agrario presso le popolazioni rurali e il fatto che incominciava sia il mondo liberale, ma in modo particolare e massiccio, il mondo cattolico a interessarsi delle problematiche legate all'agricoltura, anticipò e appoggiò la costituzione della cattedra ambulante. La cattedra ambulante veniva formata con questa bella frase di Gian Romolo Bignami, da agronomi che non conoscendo fatica, spostandosi da un paese all'altro in diligenza, in calesse, in bicicletta, da un cascinale all'altro, in pianura ed in collina, a piedi su stradicciuole fangose o ciottolose, o lungo sentieri impervi sotto il sole o la pioggia o la neve, hanno portato il loro insegnamento, il loro valido consiglio, le proprie conoscenze della moderna tecnica agricola. Questo è il secondo salto di qualità. In questo caso non sono più solo dei parroci che hanno qualche nozione di agraria, non sono più soltanto i maestri e le maestre, ma in questo caso arrivano in tutte le borgate del territorio nazionale e soprattutto, ahimè, nel nord dell'Italia, queste figure di agronomi che no, veramente con passione fanno il proprio lavoro. La cattedra ambulante viene istituita nel 1886, a Rovigo c'è appunto la prima cattedra ambulante, dopodiché no, anche nel nostro Piemonte ci sono vari cattedratici ambulanti. Nella fotografia abbiamo il cattedratico ambulante del Comizio Agrario di Mondovì, che è stato la cattedra ambulante a Mondovì è nata nel 1904 e Alessandro Gioda l'ha sempre tenuta fino al 1937, quando venne licenziato poiché no, non accettò di prendere la tessera del Partito Fascista. Ecco, qui è in tenda sul Mindino nell'estate del 1909. Poiché per buona parte dell'estate rimase sul Mindino, questa montagna nei pressi di Garesso, nell'alta Valle Tanaro, per no, il miglioramento dei pascoli di quella zona. Come mai ci si interessa ora ai pascoli? Perché nel 1898 a Torino viene istituita un'associazione col nome di Promonti, la quale, come vedete nell'articolo 1, si interessa di migliorare le condizioni di vita e le condizioni ambientali della montagna, favorire l'imboschimento, migliorare i pascoli alpini, patrocinare l'istituzione di giardini di arboreti alpini, proteggere le piante e la flora di montagna e patrocinare lo sviluppo di tutte le industrie agricole alpine e silvane, e anche la difesa e la propagazione degli uccelli utili all'agricoltura e dei pesci che popolano i torrenti di montagna. L'ho riportato per intero l'articolo 1 perché sui bollettini dei comizi agrari, e in particolare in questo caso io ho letto i bollettini del nostro comizio agrario, iniziano da lì una serie di articoli che parlano proprio di queste cose, della protezione, per esempio, degli uccelli utili all'agricoltura e addirittura no, sì, molti comizi, compreso il nostro, acquistano dei vasconi per far schiudere uova e portare di trotto e portare gli avanotti nei torrenti delle vallate che circondavano il territorio dei comizi agrari stessi. E il miglioramento dei pascoli alpini. Il miglioramento dei pascoli alpini si associava in qualche modo, per quanto riguardava i comizi agrari, in particolare piemontesi, ha il miglioramento e la selezione della razza bovina piemontese. Le cattedre ambulanti promuoveranno ulteriormente l'associazionismo, la cooperazione, nascono cantine e latterie sociali, nascono cooperative di acquisti collettivi, eccetera. Curano l'informazione agraria nelle campagne, creano campi sperimentali in modo tale che gli agricoltori potessero toccare con mano, vedere no, come alcune pratiche agricole potevano portare a migliorare le coltivazioni e
e introdurranno anche, questa è una novità, l'educazione alle donne rurali. Attenzione, già prima si faceva, non per le donne rurali, un insegnamento, ma si insegnavano soprattutto i lavori donneschi, come poi troveremo, no, nella storia. Adesso in realtà il programma delle scuole strade femminili cambiano. Cenni sulla cooperazione, la previdenza, la mutualità, la contabilità agraria, l'igiene della persona, della casa, della stalla, l'acqua, il cibo, l'alimentazione, la conservazione degli alimenti, i soccorsi d'urgenza, l'assistenza ai malati, pregiudizi nell'allevamento dei bambini, poi va bene l'allevamento, no, degli animali da cortile e di nuovo, no, i lavori donneschi e l'istruzione morale, perché era anche quella, no, fondamentale. E quello che però è interessante è che nell'insegnamento alle donne, cosa che non c'era nei corsi serali e domenicali per gli uomini, ci sono i cenni sulla cooperazione, come fare una cooperativa, come interessarsi alla previdenza, alla mutualità, alla contabilità agraria, che ha una sua importanza. Quindi si incomincia a pensare che il ruolo della donna in agricoltura non è solo quella di andare nel pollaio, di allevare i conigli o fare un po' di apicoltura e un po' di orto, che tra l'altro non era neanche poi così usuale nelle aziende agricole, ma deve interessarsi anche di elementi fondamentali per la sopravvivenza dell'agricoltura, soprattutto delle piccolissime aziende. La Prima Guerra Mondiale blocca tutta questa crescita, no, che in qualche modo vi era stata. Al di là, no, ovviamente possiamo immaginare, l'80% dei soldati al fronte erano di origine contadina. Quando si parte, no, con la guerra nel maggio del 15, era proprio il periodo in cui ci si doveva apprestare ai lavori principali, la mietitura, l'estate, la raccolta della frutta, eccetera, eccetera. Chi poteva mandare avanti le aziende agricole? Valide erano solo le donne, perché erano rimasti gli anziani e i bambini. E allora i comizi agrari cercheranno di far di tutto perché le donne imparino a utilizzare, no, per esempio, gli strumenti, le prime macchine agricole, e provino in qualche modo a salvaguardare i raccolti. Qualcuna ci riuscirà, qualcuna no. Il comizio agrario di Mondovì, e questo, no, mi piace ricordarlo, vorrà dare un significato profondo a questo tentativo delle donne di salvaguardare l'agricoltura locale. E nel 1917, nel 18 e infine nel 19, premierà centinaia di donne che erano riuscite, nonostante sforzi incredibili, a mantenere in vita le aziende rurali. Nonostante questo, comunque, come avevo già accennato, le requisizioni di bovini, di altri animali, della paglia, del grano, la ricomparsa in modo massiccio della filossera, la carenza quindi di cereali, pensate che nel 18-19 l'Italia importava grano per circa 4 miliardi di lire. Ecco, tutto questo, no, crea di nuovo le condizioni perché, no, l'agricoltura sia di nuovo al palo. Le cattedre ambulanti che continuano a lavorare cercano ovviamente di soccorrere come possono a questa situazione, concorrono quindi a migliorare la produzione cerealicola. Creano cooperative e vivai di barbatelle, di viti americane. Prima i vivai erano esclusivamente privati, adesso attraverso le cooperative di barbatelle anche il piccolo vignaiolo poteva permettersi di rifare, no, la propria vigna. Si promuovono per esempio l'ortofrutticoltura, si aprono dei frutteti sperimentali e, cosa secondo me interessante, iniziano anche la costituzione di orti scolastici. Siamo nel 19-20 e molti comizi agrari presso le scuole fonderanno scuole elementari, ma anche superiori, e anche presso le parrocchie che si prestavano,
formano degli orti scolastici, ossia degli orti dove si sperimentava un'orticoltura razionale, provando anche nuove sementi che incominciavano a arrivare anche dai paesi, dagli altri paesi europei. Le cattedre ambulanti saranno poi abolite nel 1935 e sostituite con gli ispettorati agrari provinciali. Un decennio prima anche i comizi agrari vengono sostituiti, no, con la legge 731 del 1926, con i consigli provinciali dell'economia. Vengono sostituiti quindi e non aboliti, però poiché dal 26 lo Stato non finanziava più i comizi agrari, molti di questi comizi agrari cesseranno l'attività. Ne rimangono pochi, tra questi il nostro di Mondolì. Bene, nel periodo fascista ci sono due episodi di tentativo di modernizzazione dell'agricoltura. Sto andando veramente a volo d'uccello, chiedo scusa, ma voglio rimanere proprio nel tempo che mi è stato dato. La prima, appunto, è la battaglia del grano che ha come obiettivo una produzione, di aumentare la produzione granaria per ogni ettaro, e si incominciano anche a sperimentare delle nuove varietà di frumento, grazie anche al lavoro genetico condotto da Francesco Todaro, che attraverso la selezione cercava di trovare soluzioni a problemi come quello dell'allettamento di molte varietà presenti nel nostro territorio, ma anche e soprattutto da Nazareno Strampelli, quello che verrà definito l'uomo del grano, il quale darà vita attraverso incroci a quelli che saranno poi i grani della vittoria. Quindi varietà come il Gentil Rosso, il Colonia Veneto, il Noè, che è una delle varietà più antiche presenti nel nostro territorio regionale, il Bertone, saranno sostituiti con queste nuove varietà che nascendo in questo periodo particolare della nostra storia avranno dei nomi retorici, Roma, Damiano, Tiriamo Diritto, Tevere, Littorio, Villa Glori, Comandante Baudi, Ausonia, Fanfulla, Albinoni, Albimonte, eccetera. L'unica varietà che ha un tocco romantico è il grano Carlotta Strampelli, che l'agronomo Nazareno Strampelli dedicò alla moglie. Un altro elemento di modernità sarà la legge di Arrigo Sartieri del 23, che si interessa di silvicoltura, ma dà progressivamente spazio a quella che verrà poi definita la bonifica integrale, che nel testo unico del 33 cercano di migliorare le condizioni di vita di chi viveva presso zone paludose. Non si interessava ovviamente solo di quello, ma anche di altri. Ad esempio in Piemonte con la Baraggia si programma la bonifica, che poi verrà portata avanti soprattutto negli anni 50 del Novecento, ma la bonifica integrale doveva anche riguardare la situazione idrogeologica delle vallate alpine e dell'Appennino. In realtà noi sappiamo benissimo che ancora oggi siamo di fronte a problematiche di questo tipo. Finita la guerra, finita la Seconda Guerra Mondiale, che di nuovo interrompe tutti i moti di rinnovamento e di miglioramento dell'agricoltura, ci si trovano di fronte ad un mondo rurale di nuovo estremamente impoverito e nei mezzi economici, ma anche moralmente e culturalmente. Si pensa ad una riforma agraria, si pensa per esempio dopo le prime sommosse, le prime rivolte, le prime manifestazioni di contadini poveri nel sud, di fare una riforma agraria. Pensate, la prima a essere pensata del 2 aprile 1944. Il secondo governo Badoglio crea il Ministero dell'Agricoltura e assegna all'avvocato Fausto Gullo del Partito Comunista questo ministero. Lui firmerà un decreto luogotenenziale, il decreto numero 279, che
prospetta di dare le terre non coltivate ad associazioni di contadini, a cooperative, no, che siano legalmente costituite. In realtà non si riesce a fare quanto non si vuole. Dobbiamo aspettare, no, il 1950, quando appunto con la legge numero 841 il ministro Essegni, ci sono delle norme per l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei territori, dei terreni contadini. Questa legge fa molto sperare, no, in un cambiamento, soprattutto per quello che sono le regioni del sud, anche se in realtà poi, se andiamo a vedere i dati, avrà, no, un'influenza veramente poco significativa. Però da qui cominciano a partire, no, quella del 1949, adesso non sto a leggervele tutte, ma arrivano i primi contributi agevolati per macchine agricole, impianti di irrigazione, la costruzione di fabbricati rurali nuovi. Le stesse cose valgono poi con la legge per la montagna, in questo caso anche per la costruzione di strade per arrivare, no, ai pascoli alpini, gli acquedotti, quindi un modo di regimentare, no, le acque, e i laboratori di trasformazione dei prodotti agricoli montani. Abbiamo poi nel 54 contributi per favorire la piccola proprietà contadina, quindi qua si ritorna, no, ad una cultura del mondo rurale che privilegia l'azienda familiare, e poi così via. Insomma, abbiamo nel 54 la mutua ai coltivatori diretti, poi nel 57 la pensione, e nel 1961 il piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, passato alla storia come piano verde, il quale immise 550 miliardi di vecchie lire per l'ammodernamento dell'agricoltura. Contemporaneamente questi 550 miliardi si affiancavano a tutti i contributi precedenti, ma anche ai contributi che arrivavano, no, dal piano Marshall. Nonostante tutti questi tentativi, in realtà sono gli anni del secondo dopoguerra fino agli anni 70 di quella che viene definita l'esodo dei campi, la fuga dei campi. Una fuga che è dovuta senza dubbio a motivazioni di carattere economico, quindi molti giovani lasceranno la terra per avere migliori condizioni di vita. Ma in questo abbandono dei campi, come viene sottolineato spesso dai sociologi, abbiamo anche delle ragioni di carattere psicologico. Ho riportato qui nella slide un articolo scritto da un giovane sul coltivatore cuneese del 59, il quale dice: perché i ragazzi si sentono dire dalle ragazze: io non sposerò mai un contadino, o ti cerchi un altro lavoro, niente da fare. E il giovane resta titubante: un altro lavoro sarà magari anche faticoso, darà meno soddisfazioni del nostro, ma ci sarà un orario, una paga sicura, e si potrà dormire tranquilli senza la preoccupazione della grandine, della malattia del bestiame, eccetera. Però c'è una cosa che le nostre ragazze devono capire: saremo come delle macchine agli ordini degli altri. C'è quindi una resistenza da parte di alcuni giovani, una minoranza, a voler fermarsi nel territorio. E a questi potranno godere dei finanziamenti che vengono dal governo e possono in qualche modo entrare a far parte di quella che viene definita storicamente la prima rivoluzione verde. Allora, la rivoluzione verde ha le sue radici in un progetto, no, di ricerca messicano messo negli anni 40 del Novecento con il contributo della Rockefeller Foundation e sotto la guida del genetista americano Norman Borlaug, che cosa ha fatto? Semplicemente ha cercato di incrementare la produzione e la crescita sia del frumento che del mais, introducendo delle varietà capaci di aumentare le rese per ettaro e soprattutto di facilitare la raccolta con mezzi meccanici. Ha un successo incredibile, nel senso che per esempio con il grano utilizza in questa sperimentazione, in questa ricerca messicana, il grano nano di origine giapponese Norin 10
e lo incrocia con i grani, no, con le varietà di frumento locali messicani, ottenendo del grano molto basso rispetto, no, ai grani tradizionali. Mi permetto solo di fare un esempio. Il Gentil Rosso, che era una varietà di grano principalmente diffusa in Toscana, ma che era molto coltivata, per esempio, anche qui nel nostro Piemonte, poteva raggiungere l'altezza anche di 1,70 m, 1,80 m. Il grano di Norman Borlaug arriverà neanche a 1 m. Questo implica ovviamente un maggior volume della spiga, e soprattutto resiste di più all'allettamento se ci sono, no, dei temporali. La stessa cosa avviene con il riso, che verrà poi definito da una sigla IR8, che verrà chiamato in Cina, per esempio, riso miracoloso, perché aumenta in modo esponenziale la produzione. Tutto questo è, diciamo, l'aspetto positivo della rivoluzione verde. La rivoluzione verde ebbe il merito di aumentare veramente in modo esponenziale le risorse alimentari del pianeta. Ed è per questa motiva che nel 70, no, Norman Borlaug ebbe, no, il premio Nobel per la pace. In Italia, questa concezione, quindi i primi mais ibridi, i primi frumenti ibridi, arriveranno negli anni 50 e 60 con i contributi per la ricostruzione del piano Marshall. Chiedo scusa. La rivoluzione verde. Se a fianco diciamo, degli aspetti positivi della rivoluzione verde, come il maggior contributo a eliminare povertà in alcune zone sia dell'Europa, ma soprattutto dell'America Latina e dell'Africa, ovviamente per avere una maggior produzione si utilizzavano strumenti quali la meccanizzazione dell'agricoltura, prodotti chimici, antiparassitari, fertilizzanti, diserbanti, selezione delle sementi. Gli ibridi ovviamente non si possono risseminare, quindi la dipendenza da parte, no, dell'azienda dalle grandi ditte semenziere, e tutto questo porta nel tempo, no, a effetti negativi come l'eutrofizzazione dell'acqua, l'inquinamento dei terreni, l'avvelenamento da pesticidi. Tutto questo, adesso non sto a passare, no, tutte le voci di questa scheda, poi ve le potete leggere, sono molto comprensibili. Tutto questo viene definito come il concetto qual era? Il concetto era creare le stesse condizioni nel mondo dell'agricoltura come nel mondo dell'industria. Meccanizzazione spinta in agricoltura, lavorazione molto pesante del terreno, interventi sistematici per quello che riguarda la difesa, per esempio, dalle malattie, con l'uso di pesticidi, di antiparassitari, la fertilizzazione forzata del terreno, che è quella che poi porta all'eutrofizzazione delle acque, no? Attraverso il dilavamento. Tutti questi aspetti faranno sì che anche a livello, diciamo, pratico, cosa succede? Il contadino non si chiama più contadino, ma incomincia ad acquistare il termine imprenditore. Si chiamerà imprenditore agricolo. È una sottigliezza linguistica, però dietro ci sta veramente un modo diverso di comprendere, no, la realtà rurale. Tutto questo, ripeto, ha degli aspetti da una parte positivi, con la maggior produttività e soprattutto con dei maggiori introiti verso le aziende agricole, dall'altra però ha dei risvolti estremamente negativi. I limiti dell'agricoltura industriale appaiono sempre più evidenti. La standardizzazione della forma, dei prodotti, della qualità, del sapore dei prodotti agricoli, le monocolture, la coltivazione intensiva, l'impiego di pesticidi, chimica
che alterano spesso in modo irreversibile la biodiversità e l'uso. Pensate anche solo nella mia zona, nel Moregalese, fino agli anni 50 si coltivavano la bellezza di 7-8 varietà di mais, dalla turinesa all'ambrogio, no, all'ottofile, al pignoletto, eccetera, eccetera. Oggi c'è una sola varietà. E l'uso di concimi artificiali, l'abbandono quindi di terre che non potevano essere coltivate con la meccanizzazione, le terre considerate marginali. E questo ha portato, no, problemi ambientali e sociali e hanno avuto un impatto negativo sull'intero ecosistema. Ecco, un'agricoltura sostenibile invece deve recuperare il positivo dell'eredità della cultura contadina, il meglio dell'utilizzo della tecnologia con un uso intelligente, le possibilità che la scienza offre per coltivare meglio e bene, per produrre in modo ecologico cibo sano e di buona qualità e per la difesa della biodiversità, soprattutto della biodiversità agraria. Un'agricoltura sostenibile che offre un reddito dignitoso, un lavoro soddisfacente, insieme alla sperimentazione di nuove forme di convivenza sociale e di un rapporto consapevole con l'ambiente di vita, con il paesaggio, con la cultura del territorio. Ho letto tutto questo perché in realtà questo è un po' l'obiettivo che oggi il nostro Comizio Agrario cerca di portare avanti, attraverso una piattaforma sperimentale agroecologica, ma soprattutto l'agroecologia non è solo tecnica agraria, ma è soprattutto apertura a 360 gradi della cultura rurale. Quindi all'interno della prima, diciamo che l'agricoltura industriale ha una visione riduzionistica, no? Ad un problema, io un problema lo risolvo con il tale pesticida, una mancanza, no, di minerale lo risolvo con il tale fertilizzante, la difesa dall'inerbimento lo uso con il diserbante. Qui invece si cercano di ribaltare questa mentalità attraverso invece una mentalità di carattere sistemico, per cui l'azienda agricola non guarda solo più al proprio interno, ma lavora per la propria azienda, ma per il territorio circostante, sia dal punto di vista ambientale, paesaggistico, ma anche dal punto di vista sociale. E tutto questo rientra, se volete, negli obiettivi sia dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare dell'obiettivo numero 2, quello di porre fine alla fame, sia del Farm to Fork della Comunità Europea, la quale si prefigge entro il 2030 di ridurre del 50% l'uso dei pesticidi più pericolosi, del 50% le perdite di nutrienti, senza che ovviamente questo comporti un deterioramento della fertilità del suolo, e di ridurre almeno del 20% l'uso di fertilizzanti, aumentando l'agricoltura biologica, naturale, agroecologica del 25%. Ecco, l'agricoltura presente e futura quindi ha bisogno della scienza agraria, ha bisogno delle sperimentazioni scientifiche sul campo, di veri e propri imprenditori agricoli che sappiano formare aziende multifunzionali, ma non solo. L'agricoltura ha anche bisogno di contadini, di poeti, di gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento. Io avrei finito e lascio quindi qualche minuto per le domande. Grazie, grazie mille Attilio per questa carrellata nei 160 anni che ci stanno alle spalle, e chissà per i prossimi 160 anni se le riforme saranno così intelligenti da... Ah, pensavo che richiamassi tra l'altro i 160 anni a riformulare le cose. Allora, io lascerei un attimo lo spazio a qualche domanda. Allora, vediamo se riesco. Ecco qua. Sì. Ci sono delle domande per Attilio Ianiello? Se non c'è tempo, io ho lasciato l'indirizzo, lo ribadisco e possono anche poi farmele personalmente.
Sì, allora io devo solo riattivare l'audio del computer perché ero con l'altro audio. Allora, sì, se non ci sono domande, lascerei a questo punto spazio poi per domande che possono essere inviate direttamente a te attraverso la posta elettronica. Ti ringrazio davvero appunto di questo contributo, credo fosse davvero un po' quello che ci aspettavamo, nel senso che colloca il discorso cavuriano all'interno di un percorso molto molto più ampio in cui l'agricoltura ha avuto la possibilità, la speranza è questa, che ancora ce l'abbia, di contribuire, ecco, ad un cambiamento, un miglioramento della società nel suo complesso. Do a questo punto, dopo aver salutato allora Tilio, averlo ringraziato, il benvenuto Grazie all'architetto Giorgio Gaietta, a te. benvenuto visto che si è inserito prima nel novero dei partecipanti, che dal 2016 è appunto presidente dell'Istituto per la Storia della Resistenza della Società Contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia. E, è stato dirigente, un breve curriculum per salutarlo e presentarlo, è stato dirigente presso l'Assessorato alla Pianificazione Territoriale e Servizio Parchi Naturali della Regione, ma è stato anche dirigente della provincia di Vercelli fino al 2012. E in questa veste si è occupato di un progetto di recupero e restauro della chiesa dell'abbazia di Lucedio, delle sue grange, e questa parola è importante perché ritorna proprio nel titolo della relazione di oggi, un progetto appunto portato avanti, condotto, realizzato in raccordo con l'università, col Politecnico e le sovrintendenze. E ha svolto attività di docenza in vari master organizzati dall'Università, dal Politecnico, dall'Università del Piemonte Orientale, ha curato pubblicazioni sui temi della pianificazione territoriale, sulla tutela, la valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali e quindi penso che anche il secondo oratore abbia davvero tutti i titoli per la relazione che ci sarà adesso, e cioè Grange, Terre d'Acqua e la tenuta di Leri Cavour. Giorgio, ti lascio la parola, a te il microfono. Grazie, intanto condividiamo lo schermo, però Sì. ho bisogno di, aspetta, di lanciare la... Dove è finita? Ecco, credevo già di essere pronto, invece devo un attimino... Arrivo, eh? Così Ecco. sappiamo anche se il progetto di riqualificazione di Leri è a buon punto. Eccoci. Eccoci. Ci siamo, possiamo incominciare. Sì. Allora, intanto vi saluto tutti, ho seguito la lezione precedente, molto interessante e ampia. Io da architetto e paesaggista, urbanista, cercherò di accompagnarvi in questa relazione. A visitare con l'occhio dello storico, ma anche dell'architetto, dell'urbanista, del paesaggista, parte di un territorio che ha visto la storia dell'uomo incrociarsi con la storia, con l'ambiente naturale paesaggistico e anche che ha prodotto grandi uomini, oltre che grandi monumenti architettonici, quali ad esempio l'Abbazia di Lucedio, e come grandi uomini ha ospitato ovviamente Cammino Benso di Cavour nella tenuta di Leri. Terre d'Acqua, come sapete, il nostro territorio è noto per questo periodo, incominciano adesso gli allargamenti delle risaie, per essere de de definito il mare a quadretti. Questa immagine ne è una testimonianza. Però in realtà è un paesaggio questo territorio che ha delle caratteristiche ben precise e che corrisponde perfettamente a quanto il codice dei beni culturali del paesaggio ci dice. Paesaggio non è solo una cosa bella, paesaggio è una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e soprattutto dalle relazioni reciproche che la storia umana, l'attività umana ha saputo relazionarsi con le caratteristiche naturali e che
in questo senso ha bisogno di una tutela e di una valorizzazione che la salvaguardino e che esprimano in qualche modo questi valori e queste identità percepibili, perché passando in questo territorio si percepiscono delle peculiarità significative. E in questo senso il sistema paesaggistico delle Grange di Lucedio si inserisce in un contesto territoriale molto complesso, dove si incrociano e interagiscono i sistemi naturalistici, idrografici, storico-architettonici e paesaggistici, che insomma ne fanno sicuramente una eccellenza dal punto di vista storico e paesaggistico del nostro Piemonte e non solo, in particolare di quel mondo che viene definito appunto le terre d'acqua. Ma che cos'è questo sistema delle Grange di Lucedio, dove è collocata appunto e non solo il borgo di Lericavur? Approfondiremo con un po' di attenzione. Intanto è al centro della pianura risicola vercellese, come abbiamo visto, ed è in qualche modo generato, ha come fulcro, come punto di partenza, l'abbazia cistercense di Lucedio, che, come vedremo, ha di fatto modificato storicamente questo paesaggio. Vediamo, come vedete, le Grange di Lucedio sono composte dal capostipite, chiamiamolo così, Lucedio, e da 6 grange che gli stanno intorno, oltre ad altri possedimenti, e da un monumento che si chiama della Madonna delle Vigne, che vedremo ha una sua peculiarità. È un territorio agrario fortemente antropizzato, a partire dal primitivo disordine idraulico, da una cultura capace di elaborare il codice della terra, un codice delle acque, come dicevano appunto gli storici, sottolineano, ha rappresentato, tra virgolette, un po' l'evoluzione del sistema agricolo dai vincoli feudali fino ad arrivare all'attuale forma di discutibile, come abbiamo sentito per certi versi nella nostra relazione precedente, della grande cascina, della grande tenuta fondiaria del capitalismo nelle campagne. È un contesto paesaggistico assai interessante, a perdita d'occhio, si copre praticamente tutta la pianura che va dalle colline del Monferrato, qui vedete una vista della Rocca delle Donne vicino a Camino, e si estende fino alle colline di Gattinara per stagliarsi contro le montagne, le Prealpi biellesi e poi i grandi massicci del Monte Rosa, che tra l'altro caratterizzano la struttura morfologica dell'intera provincia di Vercelli. Quindi un luogo davvero a perdita d'occhio, tutto uguale, ci si perde in questo. Si ha ancora la possibilità, questa è una caratteristica un po' poetica, ma dà l'idea di che cosa significa questo territorio, si riesce ancora ad ascoltare il silenzio in alcuni posti di questa landa risicola, cosa che nelle grandi città e in altri territori non è più possibile ottenere. È un territorio che è in grado di esprimere delle sensazioni particolari a secondo della vicendarsi delle stagioni. Qui è un'immagine di Lucedio, delle sue risaie durante l'inverno dopo una nevicata, ma con lo stesso territorio in primavera è un mare, in estate è completamente verde, perché il riso diventa verde più avanti, in autunno è giallo perché il riso è maturato, e in inverno, quando non c'è la neve, è completamente marrone. Quindi lo stesso paesaggio cambia di colore a seconda delle stagioni. Ma la caratterizzazione più significativa di questo territorio è certamente l'acqua e la natura. La conformazione del territorio vercellese è resa unica appunto da questa coesistenza di numerosi e diversi ambienti naturali. Una linea di risorgive, quella che vedete, le stellette che vedete, separa l'umida pianura risicola del sud dalla brughiera, la baraggia della zona più a nord, che si estende fino appunto alle colline del Gattinara. In particolare nella zona delle Grange di Lucedio, oltre alle risorgive e ai fontanili che
vedete indicati, e i grandi, diciamo, e le rogge, i corsi d'acqua, il sistema irriguo che la innerva, emergono alcuni fatti naturalistici significativi. Intanto due paludi, la palude di San Gennuario e la fontana gigante, che sono ancora intatte rispetto alle antiche paludi che coprivano gran parte della pianura padana, il bosco della Participanza, anch'esso un residuo della foresta praliziale che copriva questo territorio della pianura padana, e l'asta del Po con il suo parco naturale che divide la zona di pianura dal Monferrato e che segna in qualche modo questo territorio. Ecco, il grande fiume è quello che separa il Monferrato dall'area risicola. In questo tratto di percorso del fiume si trovano numerosi ritrovamenti e testimonianze storico-culturali che ne fanno appunto un tratto particolarmente interessante. In particolare, oltre alle grange di Lucedio e sul Monferrato, il sistema di castelli di Gabbiano, di Camino, più avanti la Rocca di Verrua e il sistema delle riserie, in particolare la riseria che c'è a Fontanetto Po, dove il mulino è ancora generato dall'acqua. Però la caratterizzazione principale è certamente quella delle scusate, provo a lasciare, no, niente, sbagliato, torno indietro. Scusate, e certamente le risorgive e i fontanili. Qui vi ho portato un esempio della palude di San Gennuario, che è vicino al comune di Crescentino, una palude che era già presente, già citata fin dal Settecento, quindi quando nella zona era presidiata dall'abbazia benedettina di San Gennuario, e che per fortuna nel corso dei secoli, pur diversi tentativi di bonificarla, per fortuna sono andati tutti non a buon fine, quindi c'è stata una sorta di mantenimento di quest'area naturale che è particolarmente significativa per la nidificazione di alcune specie di uccelli particolarmente rari nella zona, in particolare il tiramuso. Se non sbaglio il nome, ma non sono un ornitologo, quindi posso anche permettermi di non citarlo perfettamente. L'altra particolarità naturalistica che segna questo territorio è il bosco della Participanza di Trino, un pezzo di foresta praliziale. E la storia di questo bosco è particolarmente interessante da raccontare, perché nel 1275 Bonifacio I, il marchese del Monferrato, concesse l'intera area alle famiglie che partecipavano alla gestione del bosco, le famiglie trinesi che l'avevano sostenuto in una battaglia, non mi ricordo più in quale occasione, e queste famiglie diventavano partecipanti, soci di questa sorta di cooperativa ante litteram, e da qui il nome Participanza, che per poter gestire questo bosco a fini, diciamo, per scaldarsi, per essere legno d'arde, volevano preservarlo nel tempo, non distruggerlo, e quindi hanno trovato un sistema di tagli, le cosiddette sorti, che ancora oggi sono rispettate nella gestione di questo bosco, che grazie a questo sistema è transitato per oltre 800 anni fino ad arrivare a noi nello stesso modo. Ma, come dicevo, il patrimonio principale, la caratteristica principale di questo territorio è certamente il patrimonio idrico, e di cui il canale Cavour, grande, diciamo, protagonista di questo, di mutamenti idraulici di questo territorio, ne è l'elemento principale. Un sistema di irrigazione che è stato riconosciuto come patrimonio idrico nazionale nel 2001 e che si presenta come un ulteriore fattore di unicità, te lo dicevo,
dove l'acqua è indubbiamente l'elemento naturale dominante. Oggi i canali, i fontanili, numerosi e disseminati sono collegati ai grandi canali irrigui. Il canale Cavour è ovviamente il principale, e costituiscono una fitta rete di acque interconnesse alle risaie, un sistema molto complesso e perfettamente regolato. E questa regolazione è dovuta in qualche modo a Cavour, perché mentre costruiva, anzi prima ancora di costruire il canale Cavour, ha avuto l'idea di costituire l'associazione di irrigazione all'ovest del Sesia, che è stata riconosciuta appunto da Cavour con una legge del 1853 e che ha in capo l'onere di gestire questo sistema per la parte al di qua, ovest del Sesia, mentre all'est del Sesia c'è l'associazione di irrigazione Essesia. Insieme la potenza canale Cavour, una volta gestita dallo Stato, oggi associata alla regione, che ha il compito appunto di regolare l'utilizzo delle acque derivate dal grande canale. Il grande canale che ha saputo sfruttare al massimo, grazie alle capacità ingegneristiche dei due progettisti, che vedremo che sono stati due progettisti del canale, la morfologia del territorio della Pianura Vercellese, il quale ha un andamento decrescente da nord-ovest a sud-est, come vedete dalle curve di livello, e il canale Cavour sta a monte di questa linea del 160 metri sul livello del mare, e tutti i canali scendono verso Vercelli e verso la bassa Vercellese. Quindi grazie a questo sistema, come vedete, il canale Cavour può puntare addirittura verso nord, cosa che dal punto di vista geografico verrebbe da escludersi in partenza. Ma il grande canale, come vi dicevo, ha una storia particolare. Il primo progetto di derivazione delle acque risale al 1842, si deve un ingegnere vercellese, Francesco Rossi, che tra l'altro era l'agrimensore e agente generale del marchese, penso, di Cavour, nella tenuta di Neri. Ma il progetto prevedeva la presa dell'acqua a valle della confluenza della Dora, del Po, per sfruttare l'acqua della Dora che arrivava dai ghiacciai della Valle d'Aosta, quindi era una portata stabile e significativa, e che quindi attraversava la pianura vercellese tagliando in metà la tenuta di Cavour. Non so se quello fu l'elemento di giudizio che ispirò il nostro grande statista, ma fatto sta che lo giudicò inattuabile il progetto e incaricò per l'ingegner Noè, anch'esso suo, diciamo, supporter nella gestione della tenuta, di progettare un nuovo canale che prevedeva la derivazione dell'acqua del Po a Chivasso. E lo sviluppo di questo sistema di irrigazione nel mondo è una unicità nel mondo, e venne realizzato in poco più di 3 anni, un'opera gigantesca. Allora, evidentemente certe cose si riuscivano a fare con un po' più di velocità, e venne finito nel 1866 dopo la morte del promotore, cioè di Cavour. Qui vedete una bella immagine storica del cantiere che ha realizzato la tomba, cioè il sottopasso del canale del fiume Sesia, un'opera direi particolarmente significativa sul piano ingegneristico e idraulico, che fu completata nel 1864. Ma il canale Cavour è pieno, il ponte sulla Dora è un altro esempio significativo, i ponti sugli altri fiumi, il Cervo e l'Elba sono altri esempi significativi della grande opera ingegneristica idraulica che il canale prevede. Questa è l'attuale immagine dell'attuale, come adesso, ancora oggi funziona perfettamente, la tomba sotto il fiume Sesia. Questo è un disegno schematico della presa del canale Cavour al Po, sul Po a Chivasso, e questo è l'attuale, ancora oggi gestita, presa del canale Cavour. Quindi un'opera gigantesca che ha consentito appunto di potenziare questa naturalità e integrarla con il sistema artificiale di irrigazione per fare questo compendio territoriale un sistema
agricolo e risicolo particolarmente ricco della risorsa essenziale per questa cultura, che è l'acqua. Ma non solo il canale Cavour caratterizza la storia della ricerca idraulica di questo territorio. Non posso, non so se è noto, ma a Santiago, poco distante dalle Erie Cavour, c'è una struttura di ricerca, possiamo dire di sperimentazione, di modellizzazione in miniatura della tecnica dell'ingegneria idraulica, che è la stazione idrometrica di Santiago, che ha consentito ai primi studiosi, ai primi ingegneri di sperimentare sul campo direttamente come potevano funzionare i sistemi di irrigazione. Anche questo meriterebbe un'attenzione particolare nel definire, nel mantenere la storia di questo territorio. Ma torniamo velocemente sul nostro oggetto principale, che è il sistema delle grangi di Lucezio, dove emergono, in particolare da una parte il capostipite, l'abbazia cistercense di Lucezio, e dall'altra il borgo di Le Ricavour, attorniate dalle altre cinque grangi che costituiscono il sistema. Mi soffermerò in particolare su Lucezio, velocemente sul borgo di Leri un po' di più, perché mi pare che questo sia un po' l'oggetto che mi è stato chiesto di questa relazione. Intanto le grange sono accordate tra di loro, un po' tanto perché sono state realizzate dall'abbazia, dai monaci cistercensi di Lucezio, per ragioni di gestione agraria, quindi avevano bisogno di essere tra loro connesse, ma perché costituiscono un sistema vero e proprio. Quindi i percorsi storici sono ancora presenti, alcuni sono stati modificati dalle modifiche fondiarie generate dalla meccanizzazione del sistema di sviluppo delle risaie, ma gran parte di questi sistemi, queste connessioni storiche, sono tuttora presenti e percorribili. Ed essi sono a loro volta, diciamo, collegati alle grandi percorsi storici della via francigena che l'arcivescovo Sigerico di Canterbury realizzò fin dagli anni 1000, e che collegavano appunto non solo le mete dei pellegrinaggi verso, ma addirittura anche l'Italia del Nord con l'Europa. Questi percorsi interni al sistema delle grangi hanno ovviamente come punto di riferimento e di aggancio, ve lo dico perché questa è una cosa importante, il comune di Trino, perché tutto il territorio delle grangi fa parte del territorio del comune di Trino. È un comune particolarmente strano dal punto di vista della sua conformazione, perché ha un'estensione molto estesa ma unitaria nel tenere insieme il sistema delle grangi di Lucezio. Questo territorio ha una caratteristica particolare, forse unica, ma certamente non unica, ma certamente importante per noi, perché, e lo vedete da queste carte storiche che vanno dal 1600 fino al 1900, della carta IGM, se si notano i nomi e le indicazioni e le collocazioni, non è cambiato dal punto di vista della sua struttura generale. Quindi è un territorio che possiamo definire altamente strutturato, perché ha comunque una sua conformazione, ed è fortemente storicizzato perché non è sostanzialmente cambiato, ed è possibile leggerlo nella sua storicità attraverso appunto le carte, e non solo le carte, ma anche nel visitarlo e nel conoscerlo nelle sue caratteristiche. Ma il capostipite, diciamo, il punto di partenza di questo territorio è certamente l'abbazia di Lucezio. Qui vado velocemente, anche se su Lucezio, come diceva il nostro Gigi Garelli, io ho una particolare predilezione, avendo in qualche modo contribuito a salvarne ancora l'esistenza, in particolare la chiesa di Santa Maria. L'abbazia di Lucezio è un monastero cistercense, lo si vede guardando questa carta, è proprio lo schema tipico dell'architettura di San Bernardo di Clairvaux, è riportato, seppur ribaltato,
il chiostro non è a sinistra, non è a destra, ma è a sinistra della chiesa abbaziale, probabilmente dovuto alla conformazione del terreno di Lucedio, ed è stato fondato dai monaci che provenivano dal monastero di La Ferté in Borgogna nel 1123. Seconda abbazia italiana cistercense, la prima è quella di Tiglieto, che è nata nel 1120, che si trova nell'entroterra ligure. È un monastero cistercense e che ha tuttora mantenuto alcune significative parti dell'impianto originario, in particolare la sala capitolare, ma più di tutti, e qui lo vedete, il campanile ottagonale, che è leggermente più tardo, è del XIII secolo, ma è una caratteristica particolare, lo dico perché nell'architettura cistercense i monaci non prevedevano la realizzazione del campanile, ma le campane venivano collocate sul tiburio al centro del transetto, dell'incrocio tra il transetto e la navata principale. Qui non sappiamo perché i monaci si sono sbizzarriti in questo bellissimo, realizzazione di questo bellissimo campanile ottagonale che svetta all'altezza di 36 metri e che domina un pochettino tutto il territorio nella sua unicità. La cosa che va sottolineata è che la grangia di Lucedio è comunque nata per compiere un'operazione di bonifica. L'operazione che i monaci hanno fatto sul possedimento donato dal Marchese del Monferrato, Ranieri, a partire dal loro insediamento, fu quello di bonificarlo. Iniziarono con il disboscamento della foresta e con la gestione dell'allevamento dei maiali allo stato brade, e poi adagio adagio fino ad arrivare nel 400 con l'introduzione del riso che poi si prestava in quest'area per essere coltivato. È sempre stata un'azienda agricola nei secoli e lo è tuttora. Questo è l'unico monastero o abbazia cistercense che non ha mai perso comunque la sua funzione agricola, cosa che caratterizza davvero questa situazione. Tant'è che l'abbazia di Lucedio nel 1792 possedeva più di 13.000 giornate, oltre 5.000 ettari di terreno, e nel 1818 era addirittura un comune, veniva soppresso il comune di Lucedio, che venne aggregato al comune di Trino. Aveva diverse grange, come abbiamo visto, e addirittura in quel periodo vivevano più di 1200 persone nella stessa. Quindi era davvero un grande complesso, e le sue grange costituirono dei riferimenti significativi, perché i monaci avevano organizzato il sistema di produzione attraverso l'insediamento di grange, dal latino granica, che vuol dire granaio, e che quindi era un po' il presidio operativo dell'opera dei conversi, che erano gli addetti alla gestione delle terre e dell'agricoltura. Il borgo di Leri, invece, ed è il nostro oggetto di riflessione, è una grangia dall'aspetto totalmente diverso dall'abbazia di Lucedio. È un borgo, nel vero senso della parola, in qualche modo costituito da diversi edifici, già presente nel 1152 tra i tenimenti dell'abbazia di Lucedio, quindi insomma era una delle... è la grangia più a nord del sistema delle grangie di Lucedio, e questo borgo, questa grangia, venne ceduta dopo l'occupazione francese, venne ceduta al principe, cioè però, durante il periodo della rivoluzione francese, Napoleone cedette questa proprietà al conte Camillo Borghese, cognato di Napoleone Bonaparte, in cambio delle opere d'arte che vennero della villa borghese di Roma, che vennero trasferite al Louvre, pare. E con la restaurazione del 1822 ritornò ai Savoia, i quali lo misero all'asta, e questa parte delle grangie di Lucedio fu acquistato da Camillo Benso di Cavour, padre
del grande statista che appunto la trasformò in una grande azienda agricola modello. Il borgo di Léry-Cavour è una alla composizione architettonica e urbanistica frutto delle diverse stratificazioni nel tempo che si sono susseguite. Presenta un insieme di differenti edifici, 27 in linea di massima, diversi per epoca di costruzione, sparsi un pochettino intorno, ma uno di questi è in particolare la casa di Cavour, che è questa qui segnata con il segnale di Google. La chiesa parrocchiale ha una sua specificità, ci sono diversi edifici particolarmente interessanti, tra cui appunto il mulino, il dormitorio delle mondine, e si tratta di un complesso volumetrico assai vasto, di circa 80.000 metri cubi, comprese le tettoie, e 1.500 sono relativi alla casa di Cavour per 3.000 metri cubi, quindi un edificio, un complesso particolarmente rilevante. Il borgo di Léry ha ovviamente le sue vicende storiche, sono legate al conte, che qui sviluppò la sua arte, diciamo, agronomica, e facendo due cose in particolare, oltre a gestire l'azienda, la costituzione dell'associazione di irrigazione ovessese che abbiamo già visto e la realizzazione del canale Cavour che abbiamo prima indicato. Quindi un pezzo di storia significativa non solo d'Italia, dell'unità d'Italia, ma anche in particolare delle trasformazioni agricole e territoriali che il Vercellese ha subito. L'intera tenuta di Léry-Cavour fu venduta, acquistata dall'Enel negli anni Ottanta nell'ambito del progetto di realizzazione della centrale nucleare PO1, prevedendo di utilizzare tutto gran parte del borgo per ospitare il centro di informazione delle attività di esercizio della centrale. Dopo l'abbandono del progetto nucleare, conseguente alla incidente di Chernobyl e poi al referendum abrogativo, venne abbandonato il progetto e si insediò lì vicino una centrale a ciclo combinato, la centrale Galileo Ferraris, ma che utilizzò in parte alcuni edifici per ospitare gli uffici di cantiere. Dopo la fine dei lavori, la granja venne abbandonata dall'ente e subì un rapido e progressivo degrado, aggravato da numerosi e assai brutti episodi di vandalismo, furto e perpetrati a più riprese. La testimonianza è la statua di Cavour che è stata decapitata dai vandali, ma che per fortuna poi è stata in qualche modo estrapolata, portata al Museo Leone in un primo tempo e successivamente al Palazzo Palaeologo di Trino. Ma la situazione di abbandono non finì lì, perché nella casa di Cavour, che si degradò sempre di più, nonostante che vi fu una segnalazione da parte della provincia del Comune di Trino e la sovrintendenza aveva istituito un apposito vincolo sul patrimonio artistico ed etnoantropologico, ma ormai gran parte delle peculiarità di quel sito sono state purtroppo perse, sono scomparsi tra l'altro i caminetti, lo scalone padronale, insomma uno stato di degrado che purtroppo è stato appena appena contenuto grazie a un intervento nell'occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia fatto dal Comune di Trino, e speriamo ad opera adesso dell'associazione Léry-Cavour che è nata a Trino e che ha proprio, si pone questo obiettivo di cercare di mantenere viva l'attenzione su questo patrimonio che è certamente una cosa importante. Questa è la casa padronale di Cavour, come vedete niente di eccezionale, ma ha un suo stile, una sua particolarità, soprattutto negli interni. Guardate questo bellissimo salone d'ingresso della casa di Cavour, purtroppo lo stato di degrado, come potete vedere, non è certamente una condizione particolarmente bella. Gli edifici agricoli sono anch'essi di un certo valore, di un certo stile, guardate questa scuderia, questa stalla con queste colonne e questi archetti,
di epoca ottocentesca, ma certamente molto, molto interessante. Speriamo appunto che dal 2020 l'associazione Lirica Wur, acronimo di Laboratorio Educativo e Sentimentale Italiana, ha questo compito di tutelare. Noi gli facciamo tanti auguri, ci mettiamo ovviamente a disposizione qualora fossero interessati ad avere altre indicazioni. L'oggetto architettonico più interessante, come in tutte le grange peraltro, è la chiesa. Ogni grange aveva la sua chiesa, tutte costruite dopo il 1700, ma tutte da architetti di un certo valore. In questo caso Francesco Gallo e poi vedremo in altre occasioni Tommaso Punotto, Scapita. Adesso poi con calma vi farò una carrellata veloce di quelle che sono le principali monumenti artistici e architettonici della zona. Sempre all'Erica Wur, di particolare interesse è il dormitorio delle Mondine, non solo perché le Mondarisio in questa zona e non solo in questa zona costituiscono noi vercellesi, ma non solo per noi vercellesi, un po' un'epopea di lotta per le conquiste dei diritti dei lavoratori, la famosa battaglia delle 8 ore è nota per la storia di questo territorio, ma perché in questa fu oggetto di una prima tentativo di recupero. Vi fu una proposta sostenuta da risorse derivanti dalla convenzione che si stipulò con l'ENEL, la regione, provincia e comune per la centrale ciclo combinato, che prevedeva la cessione di questo stabile incomodato per 50 anni e un patrimonio, un contributo di 800 milioni di vecchie lire per la realizzazione di un museo nazionale dell'agricoltura e dell'agricoltura, promosso tra l'altro dalle principali organizzazioni sindacali nazionali, oltre che dalle istituzioni locali. Purtroppo questo progetto non andò a buon fine e la struttura venne abbandonata ulteriormente, si degradò ulteriormente. Per dire che su questo borgo si possono pensare interventi di recupero che devono essere in qualche modo correlati alla sua storia, ma anche fattibili dal punto di vista economico. Perché il riso nella risicoltura è il vercellese, non possiamo nasconderlo, tant'è che uno dei più bei quadri che abbiamo a disposizione nel Museo Borgogna di Vercelli è questo quadro che è andato in giro per il mondo, tra l'altro recentemente, che è per 80 centesimi di Angelo Morbelli e che in qualche modo rappresenta un po' questa epopea delle Mondarisio, senza per non citare Riso Amaro, di cui bisognerebbe fare un ragionamento storico e cinematografico che esula da questa relazione. Ma torniamo velocemente al sistema delle grandi. Dicevo, oltre al Borgo di Leri e a Lucetio, ci sono altri 5 significativi complessi architettonici. In particolare, e vado velocemente per non rubare troppo tempo, in particolare la Grangia di Darola, già presente prima addirittura di Lucetio come fortificazione, e che rappresenta, lo si vede perfettamente, la grande cascina a corte chiusa. Ed è un po' l'antisegnale, forse l'espressione più chiara in questa zona, della cascina fabbrica, la grande azienda agricola di conduzione capitalistica, e dove tra l'altro si possono riconoscere tutti gli elementi della gestione che un tempo veniva fatta da un'agricoltura che ancora occupava migliaia di addetti, in particolare di Mondarisio. Oggi la meccanizzazione ha fatto scomparire l'utilizzo di questi complessi, ma per nostra fortuna sono rimasti ancora a testimoniare con le pietre ciò che ha rappresentato una lunga storia. La cascina di Ramezzana non è una particolare, l'unico elemento significativo ve lo faccio vedere perché è interessante, è questa palazzina di caccia, testimonianza che lì, insomma, chi gestiva questa azienda era anche facoltoso, quindi poteva permettersi di ospitare in queste zone per la caccia i suoi ospiti di qualità. La Grangia di Montarolo si chiama così perché è collocata su una piccola altura
che è un affioramento del Monferrato, al di qua del Po, perché questo dal punto di vista geologico ha una sua peculiarità, e anche essa una cascina che ha, come vedete, una chiesa che richiama molto lo stile della chiesa di Neri e che è opera di Antonio Castelli, un altro architetto della Casa Savoia. Ecco, questa è l'unica ghiacciaia che caratterizzava tutte le grange di Lucetio e che è rimasta intatta, si può per dire, comunque presente nella grangia di Montarucco, l'altra grangia vicino a quella di Lucetio, e che serviva per la conservazione delle derrate fresche e che sicuramente era presente in tutte le grange. È una tipica forma circolare per mantenere il più possibile il freddo, una forma conica e caratteristica di questa zona. Di questa zona. La grangia di Castel Merlino è quella collocata a fianco della grangia di Neri, anche in questo caso alla caratterizzazione del borgo, e presenta anch'essa una chiesa, sempre di Carlo Antonio Castelli, che è ricompresa all'interno della grangia stessa. L'ultimo elemento architettonico che voglio segnalare, per chi magari ha occasione di passare da queste parti, è il santuario della Madonna delle Vigne, che si trova a fianco della cascina di Montarolo, proprio sopra al Montarolo stesso. Si chiama così perché probabilmente in quella piccola collinetta i monaci coltivavano le vigne per produrre il vino del necessario non solo per le celebrazioni eucaristiche, ma anche per ovviamente i pasti e accompagnare il suo. È una particolare costruzione a forma turrita, completata da due architetti importanti, il primo da Antonio Bertola nel 1695, quindi sei prima della chiesa di Lucedio, e poi da Giovan Battista Scapitta, che completò la realizzazione della chiesa, della chiesa con la sopraelevandone di un ordine. È interessante questo edificio perché presenta una soluzione ad archi incrociati per sostenere la volta che richiamano un pochettino il sistema di Guerini della chiesa di San Lorenzo di Torino. Ma le grange di Lucedio sono l'area delle grange di Lucedio si affacciano non solo al fiume ma al Monferrato, non solo perché proviene da lì la storia della sua trasformazione, la chiesa del Monferrato, ma perché dal punto di vista paesaggistico il Monferrato, l'affaccio del Monferrato sulla Ghisaia, costituisce certamente un elemento interessante, una sorta di balconata sul Po e sulla collina risicola che può essere ben relazionata dal punto di vista della valorizzazione della storico e paesaggistica della zona, tra risaia, fiume e collina. Ecco qua, queste sono un po' alcune delle idee che un territorio che ha questa storia, questa caratterizzazione, dovrebbero guidare per operare una proposta di valorizzazione messa a sistema. Perché oggi è abbastanza difficile riuscire a vedere, se non singolarmente, ricostruire questo sistema. Allora, guardando al futuro, viene voglia di provare, per deformazione professionale, viene voglia di provare a fare delle ipotesi di assetto territoriale. Intanto valorizzando il canale Cavour con una sua ciclovia, cosa che è in qualche modo in fase di progettazione, che si deve agganciare alla ciclovia Vento tra Venezia e Torino lungo il Po. La balconata sul Po e il Monferrato, che con i suoi castelli rappresenta un affaccio paesaggistico e di vista di questo territorio, dentro al quale è possibile riconoscere, oltre agli aspetti naturali, le funzioni particolari di queste grange,
di cui Cavour, l'ERI può essere la storia e Cavour l'acqua, la tecnologia e le ricerche, Lucedio, le pietre della storia, le terre del riso, l'archeologia, l'architettura, la cultura, qui ci sono davvero testimonianze architettoniche significative, Darola è la trasformazione produttiva e sociale di una grangia, abbiamo visto la cascina fabbrica, il sistema sottostante Lucedio, l'agricoltura, la natura, la cultura materiale, l'agriturismo, la rete ecologica, il bosco della partecipanza, la palude di San Gennaio, possono costituire un percorso naturalistico interessante. Ma questo sistema è minacciato, come tutti i sistemi delicati. Alcune minacce si sono realizzate, altre per fortuna sono ancora state scongiurate, bisogna evitare che avvengano. La prima di tutte è rompere l'unitarietà del sistema delle grangie. Non bisogna consentire, se mai qualcuno avesse ancora avuto in mente di riprendere questo discorso, di realizzare la tangenziale ovest di Trino, che taglierebbe il cordone ombelicale che lega Trino al sistema delle grangie. Non è all'ordine del giorno, ma è meglio mettere le mani avanti. Così come ragionare sulle altre elementi di intrusione, la centrale Enel, la centrale E.ON, un'inerta di Cari che sta in prossimità e la grande area ex nucleare che è stata realizzata per ospitare la centrale nucleare PO1, una centrale da 2000 megawatt, il cui cantiere venne avviato nell'85 e poi abbandonato, come abbiamo visto, dopo il referendum relativo dell'87 e dopo l'incidente di Chernobyl del 26 aprile dell'86. Ma a questa realizzazione, questa cantiere, ha lasciato in eredità questo territorio segnato in blu, che è la vecchia area di cantiere, una parte della quale è stata utilizzata per realizzare la centrale ciclocombinato di Enel Ferraris, che è entrata in funzione nel 98 e che adesso è stata dismessa. Accanto, abbiamo visto, c'è la centrale E.ON realizzata nel 2008, entrata in funzione. Insomma, un territorio che è in qualche modo ha una sua tensione dal punto di vista energetico. Tant'è che Enel attualmente ha in corso, dopo diversi progetti, autodromi, bicautodromi, cioè, sono state diverse ipotesi, ma per fortuna al momento quella che si sta valutando con attenzione mi risulta essere quella che Enel, tramite Agathos, Enel e Gran Power, propone per fare un parco fotovoltaico nell'area della centrale. Il borgo di Leri è stato ceduto dall'Enel nel 2010 al comune di Trino e il comune di Trino da solo non ce la fa ovviamente a dare una funzione, quindi bisogna pensare a che cosa riuscire a mettere in campo, magari rapportandola all'utilizzo, anzi senza magari, all'utilizzo dell'area di Leri Cavour. Questa è la centrale Galileo Ferraris con queste due grandissime torri di raffreddamento che scompaiono paradossalmente, si vedono meno se si è vicino, si vedono molto di più se si guarda da lontano. Questi sono gli scherzi dello spazio architettonico. Però, detto tra di noi, le intrusioni e le minacce, non tutto il male viene per nuocere. La vasca di laminazione del grande cantiere nucleare è diventata un habitat per uccelli e per specie di ogni tipo, anche perché essendo recintata è particolarmente protetta e quindi in qualche modo un po' di naturalità accanto a queste grandi masse di cemento è stato realizzato. È ovvio che chiudo pensando che questo territorio ci viene lasciato dalla storia in questo modo. Il compito che abbiamo forse è quello di cercare di utilizzarlo al meglio, valorizzandolo e mantenendolo il più possibile nel momento in cui che ci viene stato dato. Quindi bisogna che di fronte a questo variegato e integrato sistema ci sia un metodo per
utilizzarlo che sia coerente con le unicità e i valori che lo compongono: la risicoltura, la naturalità, la storia, il paesaggio, la cultura, il turismo, l'ambiente, la tecnologia. Insomma, questi sono gli elementi che occorrerebbe tenere in conto attraverso gli strumenti per la tutela e la valorizzazione per mantenerlo nella sua integrità e lasciarlo, anzi potenziandolo il più possibile nella sua valorizzazione. Valorizzare è gestire. Non si può pensare solo a un progetto senza gestirlo. E per gestirlo bisogna sapere quali sono le attività, le caratteristiche che devono essere mantenute e valorizzate, ma qui si apre un lavoro particolarmente specialistico che non voglio rubare ulteriore tempo. Dico solo questo: occorre tenere presente tutti gli elementi che ho cercato di descrivere, perché solo così si riesce a integrarli e si riesce a renderli sinergici uno con l'altro in modo tale da creare un sistema integrato. Per fare questo ci viene in aiuto uno strumento che è stato indicato dall'UNESCO, che si chiama Man and Business MAB, che è uno strumento che si adatta perfettamente a questo sistema e non è una tutela totale, è una tutela legata all'equilibrio da realizzare tra l'utilizzo antropico, umano, di un'area che ha delle caratteristiche, delle potenzialità anche economiche, non solo paesaggistiche, e il mantenimento di quelle caratteristiche di relazione tra l'uomo e il territorio, l'economia, il paesaggio. Ecco, questo equilibrio è quello che occorre garantire per questi territori, per questo territorio. E la storia che ha questo territorio certamente ci può aiutare a definire queste azioni, ovviamente in particolare mettendo a sistema gli attori che operano in questo territorio, sia pubblici che privati, perché solo così si riesce a trovare quell'equilibrio che un territorio così antropizzato, ma anche con elementi di naturalità, può garantire. Ecco, io ho finito dicendo che con questa immagine e con questo strumento possiamo forse guardare al futuro di questo pezzo di Vercellese, di Piemonte, d'Italia, dove è nato il riso, sono arrivati i monaci, è nato il riso, ha lavorato Cavour, si è fatto in qualche modo un pezzo di unità d'Italia. Grazie dell'attenzione. Grazie a te davvero. E complimenti per questa panoramica che secondo me si inserisce pienamente in quello che è un po' il progetto che avevamo in mente nel momento in cui abbiamo avviato, no, questo percorso, nel senso che mi sembra che guardando dall'alto questo territorio ci sia sia un esempio di antropizzazione positiva, cioè davvero il tentativo di costruire un paesaggio con queste strutture, queste cascine, queste grange che si inseriscono in maniera armonica, no, nell'ambiente naturale, e dall'altra però anche questi torrioni di cemento che sono invece esempi di come si può danneggiare un territorio laddove lo si antropizza in maniera scellerata. Quindi penso che davvero possa la visita, la considerazione, la riflessione sull'Eri e il circondario davvero si collochi a pieno titolo in quello che era l'intento del nostro progetto. E due belle relazioni, grazie, mi sembra che davvero siano state molto pertinenti. Anche questa volta lascerei la parola alle colleghe, ai colleghi, a chi è presente per domande, riflessioni.
Io volevo fare una domanda a tutti e due i relatori. Per quello che riguarda il contributo delle donne, e questo lo chiedo al primo relatore, sono rimasta veramente sorpresa su come in quel momento storico fossero anche avanti certi progetti e soprattutto l'esperienza femminile nel mondo dell'agricoltura. E volevo sapere oggi invece appunto il mondo femminile in agricoltura come si sta comportando soprattutto nelle nostre zone. Al secondo relatore invece volevo fare la seguente domanda. Com'è cambiato nella zona del Vercellese in generale il paesaggio antropico dal punto di vista sia dell'utilizzo delle risorse agricole e sia soprattutto nel rispetto dell'ambiente? Ambiente ecologico, ma anche e soprattutto rispetto per il contributo anche dell'eredità che ci ha lasciato Cavour. Spero di essere stata chiara e veramente vi ringrazio perché è stato molto interessante. Molto chiara, Attilio, a te, il ruolo delle donne. E hai il microfono da attivare, scusa. Eccoti. Ecco, sì, è una domanda interessante in effetti, perché il ruolo delle donne dopo quel momento dell'inizio del Novecento in cui si dava effettivamente piena responsabilità alle donne nella costruzione di una nuova agricoltura che avesse a cuore, no, anche l'aspetto, diciamo, associativo, quindi una piccola rivoluzione culturale nei nostri territori. Progressivamente tutto questo lavoro, invece di essere promosso ulteriormente da una politica del regime fascista con, no, la ruralità delle donne, venne poco per volta invece soffocato. Venne soffocato e questo poi ci volle veramente molto tempo perché, no, il ruolo delle donne nell'agricoltura avesse di nuovo quel ruolo importante che ha oggi. Oggi possiamo veramente assistere, io parlo per esempio della provincia di Cuneo, dove c'è un bel 35% di aziende agricole che sono gestite dalle donne. E all'interno di questo 35% di aziende, l'80% sono aziende che applicano un tipo di agricoltura multifunzionale molto moderno e molto aperto. Aperto non solamente dal punto di vista culturale e agrario, ma aperte anche in modo lungimirante, per esempio, a tutti quegli aspetti sociali che l'agricoltura riesce, no, in sé a contenere e a proporre e a promuovere. No, quindi penso che oggi il ruolo della donna, benché silenzioso e benché non sia, no, in qualche modo portato ai 420, però in realtà Latente. sia importante, e ripeto, sta crescendo. Io posso vedere anche tra le aziende che collaborano con noi e che si interfacciano con noi, spesso, no, le donne hanno una marcia in più, diciamo che hanno un'audacia nel creare progetti che spesso invece nell'agricoltore tipico cuneese, no, non è proprio molto presente. Bugianello. Potrei fare molti esempi, ma casomai poi se ha voglia di scrivermi posso anche metterla in contatto con donne del genere. Grazie. Grazie a lei. Grazie Attilio. Giorgio, a te. Ah, dai, una domanda non facile da, anche perché, però posso dire questo, dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista anche ecologico. Beh, dal punto di vista ecologico, l'introduzione da una parte della meccanizzazione che ha portato a un'estensione delle camere di risaia, perché le 23 devono operare in modo, ma grazie alla tecnologia di laser, adesso si fanno delle camere di risaia gigantesche, e quindi il paesaggio è stato modificato, perché una volta, ad esempio, tutti i canali che portavano l'acqua alle risaie erano tenuti, diciamo, in consolidamento attraverso una piantumazione sulle rive degli alberi. Oggi è tutto purtroppo spesso cementificato per consentire di sfruttare al massimo l'acqua, e gli alberi sono finiti. Quindi i filari che in qualche modo
come dire, costellavano, separavano le risaie, alcuni grandi non ci sono più, è una distesa unica, unica d'acqua, quindi questo è un danno dal punto di vista, sicuramente dal punto di vista, una modifica non positiva dal punto di vista ambientale. Così come l'introduzione dei fitofarmaci, è inutile che ce lo nascondiamo, adesso per fortuna le cose stanno migliorando, ma certamente hanno prodotto dei danni. Una volta io qualche anno ce l'ho, sono riuscito ad andare, come dire, a pescare le rane che senza problemi. Oggi è quasi difficilissimo riuscire nel Vercellese a trovare a praticare questo tipo di pesca. Le rane hanno subito una fortissima riduzione proprio. Quindi insomma, non c'è dubbio che dopo Cavour la tecnologia agraria ha prodotto miglioramenti dal punto di vista della produzione sicuri, dal punto di vista ambientale probabilmente no. Però, come giustamente ci diceva il primo relatore, credo che il futuro dell'agricoltura, anche della risicoltura, sia quello di renderla sempre più ecosostenibile, e credo che questo processo, che se è più avanti in alcuni settori, non potrà che coinvolgere anche la risicoltura. Non so se ho provato a dare una risposta, ma... Grazie, no, è un argomento comunque abbastanza complesso, cioè avete toccato tanti temi secondo me interessanti che magari andrebbero affrontati anche con maggiore attenzione. E beh, un'altra cosa ad esempio interessante è il contributo che hanno dato gli ordini religiosi cistercensi, no? Per esempio io insegno storia e abbiamo affrontato proprio la nascita dei monasteri benedettini come centri di sperimentazione agricola, culturale, di educazione anche degli agricoltori, no? Dal Medioevo fino poi comunque sempre la... Quindi quale contributo, l'ultima domanda, poi spero di non annoiare le mie colleghe, i miei colleghi, quale contributo effettivamente questi ordini cistercensi hanno dato, ad esempio, nella creazione di nuovi innesti, di nuove tecniche agricole, magari anche in situazioni di arretratezza diffusa? Ah, non c'è dubbio, ho voluto citare solo un esempio più, diciamo, più eclatante, l'introduzione della coltivazione del riso nella zona vercellese, non dico in Italia, nella zona vercellese, è certamente dovuta alla sperimentazione che i monaci cistercensi, insediatisi 200 anni prima, hanno operato all'interno del territorio che gli era stato assegnato. L'organizzazione territoriale delle grange e quindi diciamo, il presidio del territorio, tra l'altro un territorio ostile in qualche misura allora, è un'altra di quelle caratteristiche sicuramente interessanti. Poi insomma, il ruolo del cenobio cistercense, anche dal punto di vista culturale, era certamente significativo, ma qui è un altro mondo che si apre, quindi non possiamo entrarci più di tanto. Grazie lo stesso. E Attilio, che tu sappia, intorno all'abbazia di Staffarda ci sono anche lì alcuni appezzamenti coltivati a riso, sono risalenti anche questo, almeno come tradizioni originarie, i cistercensi, che tu sappia? Non lo so e non credo, non credo. Il ruolo secondo me è fondamentale che hanno avuto gli ordini, ma non solo gli ordini, diciamo, monastici, ma anche gli ordini conventuali, quindi come francescani, domenicani, eccetera. Era quello comunque di dare una mano agli agricoltori che vivevano a fianco a loro. Per quanto riguardava proprio la produzione di cibo. Mentre guardavo le bellissime fotografie che l'architetto Giorgio Veglietta faceva vedere, no, nel suo intervento, mi veniva in mente che sia i cistercensi, ma anche alcuni conventi francescani, cominciano a dare una razionalità all'allevamento del pesce d'acqua dolce. Quindi a fianco spesso dei monasteri e dei conventi vi erano queste, no,
strutture in cui si allevavano peschiere. E devo dire che spesso e volentieri, adesso provo a pensare ai Certosini, no? Della Valpesio, e con loro furono anche molto, come dire, attenti nella silvicoltura, quindi nel patrimonio forestale intorno, no, alle loro, che loro avevano delle grange, e alla produzione in qualche modo razionale, anche all'allevamento razionale anche dei castagneti, elemento fondamentale per l'agricoltura non montana, tanto che il castagno viene addirittura definito l'albero del pane. Ecco, memoria di risicoltura in provincia non ce ne sono molte, quindi questo, ripeto, può darsi che sia una mia carenza, quindi sia io che non lo so. Va bene, io ringrazio i relatori, vedo che i partecipanti cominciano effettivamente a salutarci, credo anche la nostra collaboratrice tecnica abbia necessità di salutarci. Se non ci sono altre domande da parte dei miei colleghi distaccati degli istituti, saluterei cordialmente tutti e tutte coloro che hanno partecipato, dando appuntamento, Enrico o Aldo, mi soccorrete? Giovedì 29, allora sarà lì che proveremo a illustrare, a presentare delle ipotesi di uso didattico dei vari luoghi della memoria cavuriana, da Grinzane, Leri e così via. Sbaglio? No, così, esattamente così. Bene, allora grazie davvero Attilio, grazie Giorgio, grazie a tutte voi, grazie a voi che siete grazie stati presenti, e ci si vede. Buonasera a tutti. Giovedì. Buon 25 aprile a tutte e a tutti. Bravissimo.